Buongiorno a tutti. Stamattina mi sono già fatta la doccia, ho già fatto la lavatrice, ci metto anche qualche pastiglia di candeggina nel water, però meglio mettere la sera, io mi sono dimenticata. Metto a posto tutte le cose in bagno e niente, ho visto che in bagno c'è un po' di calcare che si è formato vicino a tutti i rubinetti. Allora oggi mi metto a pulire quelli lì e niente. Oggi pulisco tutti i rubinetti. Non so com'è dove abitate voi, ma in questa zona qua si formula tantissima calcare, ma tantissima, eh. E niente, provo a spruzzare un po' di Via Cal e lo lascio reagire per qualche oretta. E comunque spruzzo dappertutto, non solo qua, anche nella vasca, nel bidet, un po' anche nella doccia. E poi l'avevo finito anche Via Cal, ragazze, ecco. Che vuol dire che incominciamo a fare qualcosa a casa, ecco. E quest'anno farò tutti i video così senza pensare, ecco, perché stamattina mi sono messa lì e ho finito Via Cal per dire e ha detto va bene, adesso facciamo una cosa a casa, ecco, una ricetta a casa e vediamo come funziona. Poi semmai fallisco, però uno, se non sbaglia, non impara, no? E allora niente, ci metto acido citrico e poi ci metto detersivo per i piatti, normalissimo, e mescolo perché così viene un po' più carico, diciamo, ecco. Perché se faccio acido citrico con l'acqua, sì, un detergente, però un po' più delicato, ecco. E preferisco una cosa un po' più pesante, ecco, non so come dire. Poi nel frattempo faccio anche il mio solito spruzzino, quello che ho già fatto vedere qualche video fa. Sapete già, quelli che mi seguono da tanto, quelli che non sono ancora, sono nuovi iscritti, ecco, faccio sempre spruzzino con acido citrico che lo uso un po' dappertutto, ecco, il video vi trovate lì sotto. Comunque volevo ringraziarvi, nuovi iscritti che sono iscritti, ecco, benvenuti, perché ogni tanto mi dimentico a dire grazie, ecco. Questa volta mi sono ricordata, ecco. Poi oggi ho preso questa spugnetta qua che mi ha regalato una mia amica. Che tra l'altro mi segue, non dico nome così mi ha regalato quella spugnetta lì e niente, vado con questa spugnetta qua, è una spugnetta di Veleda, ragazze. Vado con questa spugnetta qua, invece qua l'avevo finito Via Cal, ecco, ogni tanto mi perdo nel discorso, qua ho finito Via Cal e vado con il detergente che abbiamo appena preparato. Acido citrico e un po' di detersivo per i piatti, ecco. Vado a pulire un po' dappertutto, poi non lo risciacquo e lascio reagire per qualche ora, perché praticamente ho dato un po' dappertutto Via Cal, qua ho lasciato con acido citrico e sono andata a un negozio a comprare due o tre cose nel frattempo che reagisce tutto, ecco.
Ad esempio qua vedete questa pentola qua che l'avevo messo dentro al lavastoviglie che non si è lavato, vi faccio vedere come funziona l'acido citrico, è tipo un Vim per le pentole, però cioè, con poco costo, ecco, con poco costo avete già pulito la vostra pentola, cioè non rimane niente. Anche quando bollisco l'acqua, ad esempio, sempre la stessa cosa che rimane un po' di acqua, no? Tipo calcare, ecco. Anche lì uso lo stesso metodo. Ah, poi nel frattempo mi sono messa avanti anche per il pranzo. Vedete quante bustine mi sono rimaste, quello che stavo dicendo un'altra volta, perché io ho questa scatola qua che tiene tantissimo spazio. Ecco, preferisco averle così il tè, perché qua ad esempio ho la menta che avevo preparato quest'estate qua, l'avevo seccato io. Poi voglio svuotare un po' anche i cassettini qua in cucina. E basta, quest'anno faremo tantissimi video di fai da te con gli sbagli, come dico io, perché dico questo, perché tra un po' capirete perché dico anche questo. Questa qua per il prossimo inverno, non per il prossimo inverno, per questo inverno. Poi nel frattempo sono tornata a casa perché sono andata a comprare due o tre cose. E vado a piedi, non vado in macchina perché divento pericolosa in macchina, ragazzi, perché tipo dico, vabbè, vado a comprare il pane, vado dentro con carrello in un supermercato, carico carrello pieno di roba, arrivo a casa con tre borsoni e senza pane, ecco. Così almeno siamo sicuri che arrivo a casa con il pane. Ma poi quest'anno non voglio fare tantissime scorte, ecco. Le parole famose, non voglio fare tantissime scorte, però ragazzi sono tornata a casa già con qualche cosa che non mi serviva, ecco. Anche a piedi devo imparare a comprare le cose solo quello che mi servono. Questa cosa la devo imparare, ecco. E niente ragazzi, vado a ripulire tutto quello che avevo lasciato per qualche oretta. E comunque ho visto che adesso vi faccio vedere qua giustamente come pulisco, però si pulisce bene anche senza Viakal, senza tutti questi spruzzini qua. L'unica cosa che vi dico, il sbaglio di stamattina è stato che io ho fatto quel detersivo detergente lì di acido citrico e detersivo per i piatti che non ho messo un goccino d'acqua, perché quando sono tornata a casa sono andata a aprirlo, lo volevo usare e era tutto indurito, ecco, si è indurito tutto e mi sa che ci vuole qualche goccia d'acqua. Ecco, mettiamo detersivo per i piatti, qualche goccia d'acqua che così non si, perché a me mi è rimasto tutto rigido, ecco, non riuscivo più neanche a staccarlo, ecco. Allora ci vuole anche un goccio d'acqua, ecco perché dico sbagliando si impara, ecco. Oggi abbiamo imparato una cosa nuova che bisogna metterci anche l'acqua, ecco, perché senza l'acqua non va. Giustamente se dobbiamo usare, cioè facciamo solo un cucchiaino, se lo sappiamo che lo usiamo tutto, allora sì, però diversamente ci vuole anche un goccio d'acqua.
Poi puliamo anche questo, anche se non so quanti anni ha questo qua, ragazzi, avrà 15 anni, secondo me. Niente, vedete qua, l'avevo aggiunto anche un po' d'acqua, speriamo che non si indurisce nel frattempo, però secondo me con l'acqua già non dovrebbe farne nulla, ecco. E vado a ripulire anche qua, vedete, l'ho visto da subito che pulisce bene, ecco, l'unica cosa è che ho staccato un pirulino, non so come si chiama quello lì, vabbè, con l'età che c'ha, però mi si è staccato, ecco, oggi è andata così. Eccomi qua ragazze, sono tornata, vi faccio vedere anche la mia spesa già che ci sono. Vi faccio vedere quello che ho comprato, niente di più, però ho comprato anche il pane, ecco. Sono andata a comprare il pane e ho comprato anche il pane. Adesso lo devo mettere dentro il freezer perché ho comprato 20 panini, adesso li metto dentro il freezer e poi li tiro fuori pian pianino, così evito di andare tutti i giorni a comprare il pane. Sono andata in panificio, ecco, niente di che. Allora, dopo sono andata a un Dettermarket, quello di, no, allora, non Dettermarket, si chiama Cadis, a comprare due o tre cosine. Sono andata lì perché prima sono passata un altro acqua sapone, ho comprato questo talco qua che costava neanche 1 euro. Lì dove l'ho comprato talco non ho trovato carbonato di sodio. E siccome volevo trovare quello un po' più ecologico, adesso vi faccio vedere, non questo perché questo l'ho comprato alla Coop perché non ho trovato altro. E non mi piace questa scatola qua perché dico questo già va bene, carbonato di sodio va bene, però non mi piace questa scatola qua. Io non so come fare perché tutte le volte che io ho questo lo apro, cioè dopo 2 o 3 mesi diventa tutto duro. Tutto, già non riesco neanche più a staccarlo, non riesco più a usarlo, ecco perché non mi piace questo detergente qua. Non so se quello più ecologico, cioè tipo di un marchio, forse non è qua questa cosa qua, non lo so. Forse tengo, perché tengo questo qua in bagno dopo quando lo apro, però tutte le volte mi fa così, io non so cosa, dove lo devo tenere, ecco perché il bagno è abbastanza fresco, cioè non c'è caldissimo, ecco. Però ditemi voi dove devo tenerlo perché mi fa questo, non so se anche voi lo fa, però per quello che non mi piace questo carbonato di sodio. Ah, niente ragazzi, le famose parole che non compro più niente sono qua. Ho comprato shampoo, che ne avrò altri 2 o 3 shampoo a casa, però l'ho comprato perché ero scontato. Ecco perché dico, devo imparare a non comprare le cose che non mi servono. Cioè, le stesse cose per quanto riguarda anche questo olio d'argan per i capelli. Ho comprato sempre della stessa marca, non l'ho mai provato, però era scontato anche questo. Detto, quando finisco mio prenderò questo. Ecco, cioè, non mi serve, però l'ho preso. Poi un'altra cosa che ho comprato questo qua, che era scontato anche questo, e niente. E poi un'altra cosa che ho comprato, maizena, ne ho presi due. E già sto quello che farò nei prossimi video, l'avete già capito, se qualcuno lo fa, l'ha già capito. E niente, dopo ho preso il risotto che non c'entra niente, che non ce l'avevo neanche in casa, ecco, questo saranno, ecco, non comprerò più il detersivo ma comprerò queste cose qua ragazze, e faremo qualche video apposta, che mi sono già scritta qualche ricetta in giro, proviamo a fare a caso, ecco. E come dico io, provando così,
provando si impara, sbagliando si impara anche sbagliando e niente. Quest'anno faremo così, tutti i video così improvvisati, senza pensare più di tanto. Farò vedere com'è la mia giornata realmente, ecco. E le mie giornate sono così, sbaglio anche io, ragazze, ecco, non sono perfetta e niente, però così imparo qualcosa. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte!